Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi vi parlerò dei colpi di fulmine, delle scoperte, ma anche delle riconferme dell'ultimo periodo. Partiamo dai gioielli di Anna Luisa che ho ricevuto, ne ho scelti tre per la festa della mamma. Questo infatti è un video sponsorizzato in parte da Anna Luisa, che ringrazio tantissimo. Sapete che ogni tanto collaboro con questo brand di gioielli che io amo tantissimo. E mi hanno appunto fatto scegliere tre gioielli per la festa della mamma. Uno di questi tre andrà come regalo a mia mamma per la festa della mamma, appunto. Quindi non ho ancora deciso quale, sinceramente, però ora ve li faccio vedere. Sapete che Anna Luisa è un brand americano, però non c'è assolutamente problema di dogana, come vi dico sempre, perché la dogana la aggiunge proprio al checkout, e l'oro è fatto con dell'oro 100% riciclato, quindi è un'azienda anche sostenibile. Vi arrivano poi in queste confezioni deliziose. Ho scelto tre orecchini alla fine, questa volta non ho scelto collane, ma ho scelto orecchini, e vi lascio poi il link nell'info box dove potete approfittare anche del 15%. Questa qua è la confezione di Tiffany, che sono questi orecchini che sono adorabili, davvero adorabili. Questi qua sono i primi orecchini che ho scelto e si chiamano Tiffany. Sono adorabili da una parte, c'è la luna, e dall'altro le stelle. Ho pensato subito a mia mamma, perché io e mia mamma siamo completamente diverse. La luna e le stelle, quindi anche se adesso mi sto pure commuovendo, andiamo bene. E quindi anche se si litiga, perché abbiamo dei caratteri completamente diversi, io sono molto più calma, pacifica, eccetera, lei invece è ansiosa, cioè proprio la stella e la luna, però alla fine se non c'è una, non c'è l'altra. Quindi ho pensato questi orecchini che per noi, ecco, non so se poi regalerò questi a lei o li terrò per me, però sono veramente deliziosi questi orecchini. Anche questi qua sono stupendi, amo veramente tantissimo gli orecchini di Anna Luisa, o comunque anche le collane, perché sono super eleganti, super fini. Secondo me questa ci sta benissimo anche col maglione di oggi, quindi adesso me lo metto. Questi sono praticamente indossati, questi ho già deciso, me li tengo io perché li amo, cioè amo questa perla e il blu, con questa maglia secondo me ci stanno da Dio. E poi ho scelto questi qui, molto molto semplici da tutti i giorni, che si attorcigliano proprio tutti insieme, si aggrovigliano proprio come una madre e una figlia, no? Che sono sempre legate. Se volete acquistare proprio per la festa della mamma, vi consiglio di acquistare prima del 3 maggio, così vi arriverà in tempo. Oppure potete assolutamente acquistare tranquillamente anche per voi quando volete. Sono degli orecchini che vi consiglio veramente tantissimo. Io sono poi allergica al nickel, eccetera. Questi orecchini, essendo in oro, non mi hanno mai dato nessun problema. Vanno da un minimo di 39 dollari in su, quindi comunque sono dei prezzi accessibili per essere oro. E altra cosa che ci tengo a dire di Anna Luisa è che i loro prodotti sono artigianali e sono con dei pezzi limitati. Infatti gli orecchini a cuoricino, che praticamente uso tutti i giorni, che mi vedete spessissimo in ogni video, quelli in oro, non ci sono più, perché appunto sono artigianali, vengono fatti con dei pezzi limitati e poi ne rifanno altri. Quindi se vi piacciono questi orecchini qua, insomma, puntateli subito, perché magari non è come un negozio di gioielleria che ha sempre quei prodotti. Passiamo invece ora alle scoperte di skincare. Mi è piaciuta tantissimo questa maschera in idrogel di Balea, che avevo preso mesi e mesi fa. Forse ve lo ricorderete, l'haul è fatta in questo modo. Vi ho fatto vedere il reel su Instagram, dove appunto indossavo questa maschera, ed è in idrogel, proprio tutta rosa, fatta a due pezzi, una parte e la parte sotto della bocca. Costa pochissimo e veramente mi ha stupito un sacco. All'interno acido ialuronico e polvere di ametista. Si tiene in posa 15-20 minuti all'incirca, ma è super ricca di siero, super impregnata di siero, tant'è che poi l'ho rimessa dentro, l'ho riusata un'altra volta, cosa che a me non piace tanto fare, sinceramente. Nonostante averla utilizzata due volte, c'era ancora tantissimo siero. La consiglio tantissimo alle pelli secche. Io infatti, quando l'ho utilizzata, non ho applicato poi creme viso. Mi sono detersa il viso e poi ho applicato questa maschera proprio come se fosse una crema viso, perché è proprio super idratante, ricca di siero, costa poco,
l'Inci è buonino, non è male e mi piace tantissimo, cioè io la riacquisterei assolutamente. E c'è anche la versione, quella lì in polvere di diamante, una roba del genere. E io spero appunto di ritrovarla al DM, spero non sia un'edizione limitata perché mi è piaciuta veramente tantissimo. Di Giada poi da tantissimo tempo sto usando ormai questo contorno occhi. Questo contorno occhi e labbra effetto illuminante e liftante della linea alla vitamina C. Questa è una confezione da 15 ml di prodotto. Sapete che Giada è un'azienda completamente bio, gli ingredienti sono naturali e certificata IAB. E questo contorno occhi mi piace tantissimo. Vi volevo far vedere la consistenza. Io ne applico poco questa quantità su tutto il contorno occhi perché basta. Dà un effetto idratante ma non unto, liscia la zona del contorno occhi ed è effettivamente anche illuminante. Mi piace tantissimo, non fa assolutamente, vedete, scia bianca. La confezione in scatola ce l'ho da qualche parte, penso in bagno, quindi vi volevo leggere che cosa c'era all'interno. Contiene vitamina C stabilizzata ed acido ferulico, che aiutano a prevenire l'invecchiamento cellulare, a ridurre le piccole rughe. Formulato inoltre con estratti di piante esotiche come la Kygelia africana, la Kylia saponaria, insomma ricche in peptidi, arricchito anche con acido ialuronico a triplice peso molecolare e con estratti vegetali di bacche di goji, melagrana, uva orsina, dall'azione antiossidante, insomma veramente ricco di proprietà, soprattutto davvero molto, molto piacevole da utilizzare, lo sto utilizzando veramente con piacere tutti i giorni, tutte le mattine e tutte le sere. Altro prodotto sempre di Giada molto buono è il burro struccante. Questo è un burro struccante effetto illuminante, sempre alla vitamina C, questa è la scatola. Contiene all'interno burro di karité, olio di cocco, olio di germe di grano, vitamina C, appunto, acido ferulico e sempre bacche di goji, melograna, uva orsina. Questo qui è il burro struccante, ce n'è veramente tantissimo, 200 ml di prodotto, ma ne basta davvero poco per struccare tutto quanto, infatti, cioè, vedete, infatti ne basta davvero pochissimo, proprio un burro, una cera qua, tipo cera, strucca benissimo sia gli occhi sia il viso e non appanna assolutamente gli occhi, non li brucia, è veramente ottimo prodotto. Poi quando lo andate a emulsionare con l'acqua diventa tipo una cremina, ecco, è veramente ottimo. Il profumo è molto buono e io lo sto utilizzando veramente con piacere, una bellissima scoperta questo prodotto. Invece, per quanto riguarda il make-up, un prodotto veramente scoperto del periodo è stata questa cipria di Kiko della Mood Boost, questa collezione che avevo preso. Mi pare a fine gennaio, avevo fatto l'haul poi i primi di febbraio. Avevo preso questa cipria della collezione primaverile, che è una cipria perfezionatrice, ultra leggera, fissante ed illuminante, adatta ad ogni carnagione, grazie alla texture trasparente. Verissimo, confermo tutto. Ha una texture particolare perché non è assolutamente polverosa, sembra di non prelevare niente, è super sottile, super fina. Opacizza il giusto, ma comunque lascialo, lo sto usando in quest'ultimo periodo, lascia un po' l'effetto luminoso, lascia quindi un effetto luminoso sulla pelle, non è assolutamente polverosa, non fa strato, è veramente veramente ottima anche per fissare il correttore proprio perché non fa strato e lascia questo effetto luminoso sul viso, ve la consiglio tantissimo e appunto non fa lucidare, ecco, dipende certo dal tipo di fondotinta. Però in genere, insomma, opacizza abbastanza bene, dà questo effetto bello luminoso che ora per la primavera ci piace tanto. Due prodotti riconfermati, ripescati, adesso non so come li chiamerò. Comunque, quello che indosso, il rossetto di MAC Russian Red. Avevo voglia di rosso e ho scelto Russian Red. Veramente bellissimo, veramente sempre una bella riconferma. Questo rossetto è veramente uno dei rossi più belli che conosca, sinceramente. Linea matte, ma non va a seccare le labbra, ha un'ottima durata e ve lo consiglio tantissimo.
così come anche il blush Hot Mama, l'ho ripescato nell'ultimo periodo e devo dire che mi piace sempre tantissimo questo blush. Io ho anche la versione mini che utilizzavo per i viaggi, che è quella più consumata. Però anche questo è veramente un ottimo blush che vi consiglio di ripescare in quest'ultimo periodo, proprio perché dà questo effetto bombin luminoso alle guance, pesca rosato, davvero bello, e luminoso, duraturo, davvero stupendo. Ce l'avevo indosso nel precedente video. No, anzi, ce l'avevo indosso non nel precedente, ma nel precedente ancora. Quello sull'haul, ecco, l'haul Macri Beauty, ce l'avevo indosso questo qui, davvero bello, un pesca rosato stupendo e duraturo. Bene ragazze, quindi questo è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di andare a visitare il sito di Anna Luisa, visto che ci sono gli sconti in questo periodo. E un'altra cosa che vi volevo dire è che sono anche degli orecchini che durano nel tempo. Io ad esempio quelli a cuoricino ce l'ho da più di un anno e li uso praticamente sempre e non si sono mai rovinati. Li uso anche quando faccio la doccia, non si sono mai rovinati, non mi hanno mai dato problemi di allergie o cose del genere, quindi comunque sono davvero degli orecchini validi. Bene ragazze, io vi mando un grossissimo bacio, grazie per aver visto il video e alla prossima.